Allora, vanno bene le serate, le iniziative come Empolissima, peraltro lei ce l'ha trovata, le iniziative sull'apertura, peraltro lei ce l'ha tutte trovate, ma il problema è la quotidianità. Quando noi facevamo la raccolta delle firme negli anni passati, noi venivamo in centro, in un pomeriggio si raccoglieva le firme, ora non è più così in centro. Se ci venite in centro, vi rendete conto di cambio? Mi verrebbe a dire morfologico, non so se è il termine giusto, sociologico, cioè, non c'è più. Ci sono più le persone adulte, quelle che poi spendono e ritornano a parlare di commercio. Perché è difficile, ci vengono ragazzini, laddove non vanno all'ipercoop, perché d'inverno vi posso garantire che è anche piacevole, no? Perché l'ipercoop è uno d'inverno, stai coperto, piglia l'aperitivo ai bar. Sono luoghi pensati per sottrarre gente al centro storico di Empoli, ma anche in nome. Centro commerciale Empoli Centro. Secondo voi è un caso? Se voi ci fate caso, si chiama Empoli Centro. Per entrare nella mentalità, allora bisogna ribaltare questo concetto. Per quanto riguarda i residenti, poi mi chiedo e ascolto voi. Voi ho sentito talvolta anche qualche dibattito, l'ultima volta sono venuto alla vostra assemblea e anche lì in quel caso l'ottima Maria Grazia Maestella ha preso la parola e ha voluto far quasi sembrare io fossi l'assessore uscente. No, io sono all'opposizione da 5 anni. E Maria Grazia Maestra si sbaglia, è lei che fino ad ora doveva fare la guerra, ora siccome è dall'altra parte tende a difendere scelte che fino a un mese fa contrastava. Io so che qualche cosa ha funzionato e io sono per mantenerla. Io mi ricordo quando facemmo il dibattito in Cenaulo, alla biblioteca, quando io proposi la questione dei parcheggi per i residenti, Piccini mi disse il 40%, io propongo l'80%. È chiaro, no? Queste sono cose ridicole. Nel piano mio, quindi in condizioni dove la coppa ancora non esisteva, come erano modulati i parcheggi? Erano modulati che più si stava lontano dal centro, meno si pagava ore e più ci si poteva restare, più ci si avvicinava al centro, più era costoso rimanerci e meno eri in tempo ci potevi stare. E in tutte le zone, quella è la zona, quella è la vista generale, in tutte le zone, vi era una parte di parcheggio per i residenti, non con la targa, attenzione, c'era una zona. Noi avevamo detto facciamo una zona, quella di settore A, ci possono parcheggiare residenti di settore A, istituiamo una commissione e ogni 6 mesi verifichiamo se quei parcheggi sono troppi e troppi pochi. E anche lì perché? Siccome i commercianti volevano, dal loro punto di vista, anche se poi su questo sono convinto c'è stato qualche ripensamento, parcheggi a pagamento per creare circolarità, no? Qual è sempre stato il punto di perlomeno di Nici, noi vogliamo parcheggio a pagamento perché le macchine devono circolare e girare. Dall'altra residenza c'è cioè, pagamento, facci parcheggiare. Quello era un buon equilibrio. Poi c'è un'altra domanda, se i parcheggi a pagamento non sono controllati, mentre per il comune è uguale perché comunque fa cassa, per il commerciante non serve a nulla se le macchine non vengono fatte girare. O mi sbaglio? Ed è così che è andata a finire. E mi domando io, ma lo stesso risultato invece con parcheggio a pagamento, si potrebbe ottenere con il disco orario? Per dire, le piazze, lì era previsto i parcheggi per i residenti sia in piazza Gramsci che in piazza Matteotti. Oggi mi risulta sia un po' differente e vi domando, siete sicuri che funzionerebbe se il flusso che è andato alla Coppa continuasse a venire a Empoli? Hanno avuto questa botticella di fortuna. Detto questo, io sono per salvaguardare tutto quello che è rimasto, ma quante cose, altre cose possiamo fare per arrivare in centro? Chiudo su questo. La questione delle macchine di notte che passano. Se domattina si dicesse non si passa più dal centro, ce lo siamo posti il problema delle attività che ci lavorano? L'abbiamo cercato di trovare un punto di equilibrio tra chi ci vive e chi lavora, i lavoratori di pasticceria, i fiorai e quant'altro. Perché si deve sempre avere una visione delle cose strong? Poi magari che si fa? Si fa un grande proclama e poi magari non si fa un bel nulla. Allora, la mia proposta è questa, se domattina diventasse sindaco e l'idea non sarebbe niente male, io proporrei di fare subito come abbiamo fatto l'altra volta, si studia insieme, si studiano insieme le misure, perché qui non c'è bisogno degli eventi la domenica, qui c'è bisogno della quotidianità. Noi dobbiamo fare in modo che la gente torni a venire in centro, perché sa che in centro dalle 6 alle 8 viene a fare una passeggiata, se ha da comprare un oggetto lo può comprare. A me pare questo stia spendendo. Questa è la nostra, diciamo, proposta generale. La candidatura di Sabrina, poi ci sono anche altre persone, Roberta vive in centro, la nostra candidata. Ho provato a chiedere a qualche commerciante di candidarsi, ma c'è stata una sorta di paura in questo, mentre poi ho visto che altri commercianti sono candidati in altri partiti, ma con noi ho visto una sorta di. Ma io sono contento di questo perché segnano paura. Cioè,
cioè il fatto che sia stato detto ad alcuni commercianti non vi candidatano i marconcini è sinonimo di paura, perché noi possiamo andare in ballottaggio. Io la voglio vedere Luciana Cappelli superare il 50% dei consensi dopo 5 anni in cui ha amministrato questa città. Diciamocelo francamente, non ne hanno indovinata una. Sulla viabilità hanno dato lezioni al caos. Non sono riusciti a comprare una situazione in Viale Boccaccio che neanche il più cervellotico degli antiurbanisti avrebbe potuto fare. Andate in Viale Boccaccio e chiedetelo. Vi posso far vedere le fotografie, sono riuscito a fare parcheggio a pagamento nelle sede private. Sono delle sede dietro a dove sta Sandro, delle sede ormai per uso campione sono diventate private, c'è un contenzioso. Ci sono i parcheggi a pagamento, addirittura ce n'è uno, siccome è metà pezzo e metà è sul marciapiede, hanno fatto lo spazio quello anche sul marciapiede. Perché è la logica di far cassetto, non è la logica di... Vi rendete conto cosa vuol dire vivere all'ospedale e avere gli spazi blu anche nelle vie interne e non poter parcheggiare e sentirsi dire ma il parcheggio è quello là a fondo. Il parcheggio là a fondo è stato fatto per la festa dell'unità, o no? Tant'è che ora ce l'hanno anche rifatta. Io dico queste cose perché le dico anche a Luciana Appelli e quell'altri, tanto so che Frosi gli dà ragione sempre, io gli dico le cose peggio. Detto questo, mi chiedo davvero, mi carverebbe sentire i vostri interventi, io sono abbastanza famoso per essere anche un po' provocatorio. Devo dire che su queste questioni non tutta la maggioranza è stata chiusa, perché come è noto noi siamo insieme a Rifondazione che ha fatto parte della maggioranza degli ultimi anni, ma era l'unico punto di contatto che ci avevamo con la maggioranza, perché gli altri... Quante volte ci hanno detto, ma rivedremo progetti, rivedremo, noi non siamo mai stati interpellati, mai. E questo è, come dire, secondo me anche un vulnus della democrazia. Comunque noi ora abbiamo due liste, di Fondazione Comunista Italiana, una lista siamo al Concini Sindaco. Io stasera sono per ascoltare attentamente, prendevo appunti, mi carrerebbe sentire da voi, con tutti e due i punti di vista, quali sono... Gli empolesi e il centro. Invece si assiste sempre di più, come ha detto Massimo,